Enzo Iacchetti al Teatro Lo Spazio di Roma, chiedo scusa al signor Gaber. Enzo, ma perché queste scuse? Intanto bisogna dire che in aprile dell'anno prossimo, se no magari la gente corre a vederlo, magari corresse a vederlo. No, ma correrà in aprile a vederlo. Chiediamo scusa a Gaber perché a me piace non fare le cose in modo normale. Non avrei mai fatto un tributo a Gaber se non avessi trovato un'originalità e una cosa che mi differenziasse da tutti i tributi che a Gaber sono stati fatti finora. Allora, con dei musicisti molto bravi, Viz Orchestra è un'orchestra che suona da sempre con me, abbiamo riarrangiato le sue canzoni degli anni 60, da Torpedo Blu a Barbiere Champagne al Cerutigino e via dicendo. Abbiamo fatto questo lavoro pensando: non è sufficiente, proviamo a inserire in queste canzoni anche delle canzoni del nostro tempo. Ed è così che Barbiere Champagne diventa un pezzo dove c'è una contaminazione di Per colpa di chi, di Zucchero, e tanto tanto di Jovanotti. È una cosa molto curiosa, la gente si diverte, i ragazzi giovani vengono a conoscere un Gaber che magari vedono solo di notte in televisione, in bianco e nero, insieme a Mina, insieme ai più grandi, di una televisione che era straordinaria molti anni fa, e si divertono a capire dove e a contare quante contaminazioni ci sono in una canzone. Enzo, com'è nata questa idea di un lavoro su Gaber e con Gaber in qualche modo? Io ero molto amico suo, della famiglia. Quando è mancato è arrivato il momento di fare dei tributi. Io non me la sono mai sentita proprio perché non avevo delle idee valide. Allora nel 2010, invece, una sera suonando con i miei musicisti dopo uno spettacolo in un'osteria, abbiamo per scherzo cantato una canzone di Gaber e ci divertivamo a buttarne dentro delle altre che potessero stare con quella canzone. E allora lì è venuta l'idea di fare un disco. Il disco ha venduto 12.000 copie, credo che sia una cifra altissima per uno che non è un cantante definito, no, come me. E ogni volta mentre facciamo questo show vendiamo sempre tantissimi dischi, proprio perché le canzoni diventano delle altre canzoni. E la famiglia mi ha concesso questo scempio, però geniale, come lo ha definito Luzzatto Fegiz sul Corriere della Sera. E Roma mi mancava, e quindi sono felice, ci sto quasi 4 settimane in aprile. Non potete non venire. Enzo, tu fai tante cose, però mi sembra che questo progetto ti intrighi particolarmente. Perché io non ho fatto le scuole. Io purtroppo ho fatto questo mestiere fin da piccolo contro la volontà dei miei genitori, che poverini avevano ben altro a cui pensare. Dovevano tirare avanti e erano poveri ma belli. Belli nel senso... nell'anima, mi hanno insegnato tutto il meglio che si può imparare da due genitori, però non volevano che io facessi questo mestiere e io continuavo a farlo di nascosto. Gaber e Iannacci sono stati gli unici miei punti di riferimento. Ho imparato da loro il rigore artistico, la profondità dei messaggi da lasciare o da non lasciare, e ho imparato soprattutto a non copiarli, ad avere i loro insegnamenti senza copiare la loro avanguardia. È per questo che Gaber, poi quando l'ho conosciuto, non ti dico, cioè anche Enzo, ci siamo conosciuti, ora vedo un profondo dietro di me, un vortice nerissimo, sono mancati tutti e due soli ne avevo, però mi sono reso conto che gli anni sono passati anche per me, anche se resisto e cerco di fare questo mestiere che per me è sempre una grande fortuna.
Enzo, grazie, in bocca al lupo. Speriamo che vomiti. Povero lupo.